quest'anno a farci da guida ideale ai presenti presentati dall'Hotel Rivoli abbiamo il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Una tradizione importante quella del presepe. A Firenze e in Toscana il presepe ha sempre rappresentato quel momento di incontro della comunità intorno a quel focolare che poi segna la nascita del Cristo. E la tradizione è una tradizione secolare, se noi pensiamo che fondamentalmente è un presepe, quello che entrando nel palazzo della famiglia Medici, in Via Larga, oggi Via Cavour, possiamo vedere nella cavalcata dei Magi, dove addirittura gli stessi Medici più importanti, da Piero a Lorenzo, a Cosimo, erano rappresentati magari con il volto dei Magi o con altri volti di quel percorso dell'adorazione verso Gesù Bambino che caratterizza in qualche modo la scena finale di un ideale presepe che nasce con il bue e l'asinello nella mangiatoia e termina con l'adorazione dei tre re Magi proprio nel giorno dell'Epifania. Quindi un buon Natale, un felice 2020 a tutti i toscani. A tutti i toscani auguri di cuore, un buon Natale, una bella prospettiva per il 2020, ma soprattutto manteniamo saldi questi valori che sono proprio quelli della nostra comunità religiosa, ma anche laica, che il presepe testimonia. Padre Veraggio, quest'anno è facile parlare del presepe perché c'è uno sponsor in più, Papa Francesco. Sì, effettivamente quest'anno il Papa ci ha riportato al cuore del mistero di Natale parlandoci del presepe con una breve ma intensissima lettera che scrive di fatto a tutti i cristiani del mondo, ricordandoci come nel presepe noi incontriamo la rivelazione del mistero di Dio. Tutte cose, come dire, sapute, ma c'è proprio bisogno di risentirsele dire perché il Natale non perda di vista la sua centralità, che è l'umiltà di Dio, il suo avvicinarsi alla nostra condizione umana, ai nostri giorni così faticosi. E devo dire che una delle cose belle che si contempla in questo luogo è una costante variazione sul tema dell'amore, perché questi presepi mettono uno dopo accanto all'altro il passato, il presente e il futuro, intuendo un dato essenziale, che nel Natale noi contempliamo il Dio della storia e nella storia, e che si fa carne proprio per prendere sulle sue spalle questa nostra tortuosa vicenda temporale e avviarla verso l'eternità. E per questo, laddove è crollato il ponte Morandi, come in un presepe qui oggi è rappresentato, c'è un presepe; laddove c'è la guerra c'è un presepe; laddove ci sono storie di non accoglienza c'è un presepe, da Lampedusa a luoghi desolati del nostro pianeta. Quindi, come dire, sono innumerevoli variazioni su un tema evangelico che ci riportano alla verità e all'essenziale del Natale. La Natività, la famiglia è stata anche al centro oggi della preghiera alla Immacolata Concezione del Cardinale Giuseppe Vettori. Ecco, che cos'è la famiglia abbinata alla Natività? La famiglia della Natività è una famiglia assolutamente straordinaria, perché tutti noi sappiamo come è generata, da quale disegno di mistero è generata la famiglia di Nazareth, ma proprio per questo suo essere intensissima relazione di amore messa immediatamente alla prova dalla vita, perché Gesù è costretto a nascere fuori dalla città perché a Betlemme non c'era posto per lui, possiamo ravvisare una modalità forte di interpretare la vicenda familiare, che non è l'idillio che troppe volte banalmente si può pensare, ma è davvero un'avventura eroica, quasi epica, di santità, alla quale tutti siamo chiamati nella misura in cui decidiamo di fare anche delle nostre case lo spazio di un Vangelo credibile. Ci proviamo, si sia monaci, si sia persone che vivono nel mondo e nella realtà, la bellezza del Natale è proprio questo, ritrovare il coraggio di diventare presepi viventi. Thank you.
questa idea e grazie al maestro Ladorini si è potuta realizzare, e tutti gli anni abbiamo un tema che conduce la mostra. Quest'anno il tema è la tradizione e la memoria, proprio per non ricordare, per non dimenticare, scusate, per non dimenticare sia le nostre tradizioni, la tradizione cristiana, le nostre radici, ma anche per non dimenticare gli eventi anche terribili che capitano nella nostra vita, che però devono essere lo slancio per poter costruire un mondo sempre migliore. Questa è la speranza anche del Natale, che è quindi un momento di riflessione molto importante, e l'artista Claudio Ladorini ci dà spunti di riflessione in ogni suo presepe. Ovviamente c'è anche la gioia del Natale con il villaggio di Babbo Natale a cura di Salvatore Sciuto, che quindi è proprio la felicità, la spensieratezza, e tutto questo siamo contenti di poterlo tutti gli anni far vivere a chi vuole venire, ecco, a visitare i nostri presepi, a essere insieme a noi parte della solidarietà, perché tutti gli anni noi siamo partecipi della Fondazione Tomasino Paciotti e siamo lieti di donare insieme alle donazioni dei visitatori quello che possiamo fare per un progetto di ospitalità ben molto più importante rispetto al nostro. Non a caso abbiamo inaugurato ieri un appartamento e oggi siamo subito alla ricerca di fondi, perché è importantissimo per gestire il 22esimo appartamento. No, io devo ringraziare Chiara e suo padre, Lo Terrivoli, per questa importante manifestazione che ormai Chiara da 8 anni porta con costante pazienza e forza nel periodo natalizio nella nostra città. Da 4 anni, questo è il 4º anno che grazie a Chiara ha unito queste sue giornate, alla Fondazione Tomasino Paciotti. Quindi ricavato di questi 20 giorni andrà alla Fondazione, che servirà per il nostro progetto delle case accoglienza. Benissimo,